Ci troviamo al Midnight Pub, in via Alta Guardia, a Milano. Punto di ritrovo per gli appassionati di musica metal del milanese tra la seconda metà degli anni 90 e l'inizio del terzo millennio, il cui nome sarà indissolubilmente legato a uno dei casi di cronaca nera più complessi e inquietanti della storia criminale italiana a partire dalla notte del 18 gennaio 1998, l'ultima notte di Fabio Tollis e Chiara Marino, rispettivamente 16 e 19 anni. Scomparsi nel nulla dopo aver lasciato il pub situato in Porta Romana che frequentavano spesso con gli amici che come loro nutrivano una fortissima passione per l'heavy metal e che anche quella notte avevano incontrato i due ragazzi poco prima che si dissolvessero nella fredda nebbia invernale senza lasciare alcuna traccia. Cos'è accaduto a Fabio e Chiara? A rivelarcelo il 27 gennaio 1998 furono proprio due frequentatori del Midnight Pub nonché due amici di Fabio e Chiara, che alle telecamere di chi l'ha visto giunte sul posto per raccogliere testimonianze utili a ricostruire i fatti antecedenti la misteriosa scomparsa, raccontarono una versione dei fatti che, come vedremo, poco ha a che vedere con la verità. Chi sono gli amici di Chiara e Fabio? E perché hanno mentito? Questo è il terzo volume di segmenti televisivi che nascondono retroscena da incubo. Questa è la storia delle bestie di Satana. È il 27 gennaio 1998. Sono passati 10 giorni dalla scomparsa di Fabio Tollis e Chiara Marino. E quella sera, davanti al Midnight Pub, una troupe di chi l'ha visto sta raccogliendo informazioni per aiutare la polizia e le famiglie dei due ragazzi a capire cosa sia successo la notte del 18 gennaio 1998. Proprio lì dove Chiara e Fabio sono stati visti per l'ultima volta. A rispondere alle domande dei giornalisti ci sono anche Mario Maccione e Paolo Leoni, due amici di Chiara e Fabio che se da una parte si dichiarano preoccupati per ciò che potrebbe essere accaduto ai due amici, dall'altra si dicono abbastanza sicuri che gli scomparsi stiano bene e che addirittura stiano facendo baldoria lontani da casa in Spagna, come se si fossero concessi una vacanza senza dire niente né a loro né alle rispettive famiglie. Era tranquillo, tutti e due tranquilli, scherzavo. Un po' in disparte, così poi siamo venuti al mirino, ci siamo divisi. Io alla fine sono preoccupato da una parte, dall'altra parte è solo perché chiamerebbero, così. Per cui o si stanno divertendo in un modo allucinante proprio, oppure boh. I due intervistati stanno mentendo. E il segmento televisivo estrapolato da chi l'ha visto che vi ho appena mostrato nasconde non solo un retroscena da incubo, ma anche un concatenarsi di eventi terrificanti che sembrano tratti dalla sceneggiatura di un film horror incredibilmente intricato ed estremamente macabro. Paolo Leoni, per tutti semplicemente Ozzy, come Ozzy Osbourne, è infatti il frontman, il leader ideologico, il capo carismatico nonché l'ispiratore delle bestie di Satana. Un gruppo di sedicenti satanisti residenti a Somma Lombardo, una piccola cittadina di circa 17.000 abitanti situata nella provincia di Varese, lì dove Ozzy aveva fondato quella che possiamo considerare una sorta di setta dedita al cosiddetto satanismo acido, o più semplicemente all'acidismo, della quale facevano parte alcuni giovani disadattati e adoratori di Satana, la cui figura veniva riconosciuta come simbolo di ribellione e utilizzata come pretesto per giustificare la profanazione di cimiteri, i comportamenti violenti e soprattutto l'abuso di sostanze stupefacenti, considerate da tutti i componenti della setta come un mezzo per allontanarsi dalla realtà terrena e avvicinarsi al male più oscuro, come fosse un concetto astratto da tradurre nella realtà. Mario Maccione, soprannominato Ferocity, era invece considerato il medium della setta, della quale facevano parte anche Andrea Volpe, una delle personalità più carismatiche del gruppo, Nicola Sapone, uno dei capi, Pietro Guerrieri, Andrea Bontade e proprio loro, Fabio Tollis e Chiara Marino,
I due ragazzi scomparsi, che non a caso furono gli unici due ad essersi progressivamente allontanati dal gruppo prima di dissolversi nel nulla. Principalmente l'obiettivo era far del male in tutte le maniere più possibili e immaginabili, dalle piccole cose poi ad arrivare alle grandi cose, riunioni, su come poi appuntamenti in luoghi per celebrare messe nere comunque e rituali. Sono state fatte delle torture anche su, chiamiamole così, torture su delle persone comunque, con tagli, spegnimenti di sigarette, botte sulla testa, chi più ne ha poi più ne metta, poi violenze psicologiche comunque. No, ci stavo anche bene comunque nel farlo, cioè nel provocare del male. Non posso negare che mi ha dato anche del piacere, perché a me me l'ha dato e anche agli altri che hanno fatto parte di questa setta qua. Ma perché ti senti forte, potente comunque nel schiacciare le persone, metterle in situazioni che fanno quello che tu dici comunque, che stanno ai tuoi ordini, alle tue decisioni. Sapere che le persone hanno paura di te comunque, questo ti dà piacere. Chiara e Fabio non sono scappati in Spagna. Chiara e Fabio, la notte del 18 gennaio 1998, sono stati condotti da Sapone, Volpe e Maccione nei boschi di Mezzana Superiore, una frazione di Somma Lombardo, dove ad attenderli vi era una fossa profonda quasi 2 metri scavata giorni prima da Sapone e Volpe unitamente a Pietro Guerrieri e Andrea Bontade. Una fossa destinata a contenere i corpi senza vita dei due traditori della setta. Lo scopo fondamentale era quello, arrivare a commettere sacrificio umano. Cioè, l'obiettivo principale dove si voleva arrivare all'interno di questa setta era proprio questo, cioè arrivare al massimo a fare sacrificio umano. Condotti con l'inganno nell'oscurità dei boschi di Mezzana Superiore, considerati dal gruppo come una sorta di tana segreta della setta dove praticare messe nere e rituali satanici con il favore delle tenebre, Chiara e Fabio vennero uccisi nel modo più violento e terrificante possibile. Io non posso dire come ho partecipato alla mattanza. So che mi sono buttato in mezzo col martello. Io non volevo ucciderla, ma non capivo niente, ero imbottito di droga. Vedevo Andrea Volpe che teneva Fabio per la gola e lo accoltellava. In quel momento Volpe si è messo a urlare: vai in macchina, corri, prendi la mazza. E io ho eseguito l'ordine. Così, senza capire, senza pensare, ho dato 2 mazzate in testa a Fabio. Poi Andrea ha ucciso anche Chiara, l'ha riempita di coltellate. Abbiamo fatto un fuoco per bruciare i nostri guanti e soprattutto le foglie macchiate di sangue, perché c'era sangue dappertutto. Ho avuto un blackout dovuto dalle droghe e dal panico. I due corpi vennero gettati nella fossa da Nicola Sapone, che sotto l'effetto di sostanze psicotrope cominciò a ballare in preda al delirio, per poi urinare sui cadaveri e fumare una sigaretta intinta nel sangue delle vittime. 2 settimane dopo, Sapone e Bontade si recarono nuovamente nel bosco al fine di far sparire le tracce dell'assassinio versando ammoniaca sulla fossa, per evitare che qualche animale fiutasse l'odore dei cadaveri. Pietro Guerrieri e Paolo Leoni, invece, non parteciparono attivamente al delitto. Rimasero infatti al Midnight Pub per non attirare sospetti sul gruppo, mentre Andrea Bontade, che la notte del duplice omicidio avrebbe dovuto farsi trovare sul posto per fare da palo, scappò dal bosco di Mezzana in preda al panico poco prima dell'arrivo degli assassini, consapevoli di ciò che sarebbe successo a Chiara e Fabio e molto probabilmente consapevole di aver firmato la sua condanna a morte in quanto traditore della setta. Dopo l'omicidio a Somma Lombardo, la vita di Andrea Volpe, Paolo Leoni, Nicola Sapone, Pietro Guerrieri e Mario Maccione tornò ad essere esattamente come prima. Come se la notte del 18 gennaio 1998 non fosse mai esistita.
come se quei corpi sepolti nel bosco non esistessero più, e come se quella violenza, quel piacere provato nel fare del male alle vittime fino a ucciderle, fosse stato un sogno ad occhi aperti, una delle tante allucinazioni provocate dall'LSD e dalla mescalina. Praticare messe nere e riti satanici, assumere droga e ascoltare e suonare il death metal continuarono ad essere le occupazioni dei componenti della setta come se nulla fosse accaduto. Gli abitanti di quella piccola cittadina non potevano certo immaginare che lì, in una delle tante case che facevano da sfondo alla vita tranquilla e mobile della provincia, qualcuno stava sperimentando una lenta e inesorabile discesa negli inferi. Gli inferi della realtà, che non hanno nulla a che vedere con la simbologia satanica. Negli 8 mesi successivi alla mattanza, Andrea Bontade, il traditore della setta al quale il gruppo non perdonò la fuga dal luogo del delitto, fu la vittima di una lunga serie di torture psicologiche operate soprattutto da Andrea Volpe e Nicola Sapone, che gli somministrarono potenti allucinogeni a sua insaputa, trascinandolo in una perenne condizione di stordimento e paura fino al 21 settembre 1998. Il segmento estrapolato da Chi l'ha visto che vi ho mostrato all'inizio del video nasconde quindi altri lati oscuri, altre morti e altri inquietanti sospetti.